Si alzano ulteriormente i toni nell'avvertenza che vede contrapposti lavoratori e sindacati da un lato ed azienda sanitaria locale di Salerno e Regione Campania dall'altro, oggetto del contendere il riconoscimento di alcune progressioni economiche per i lavoratori del comparto per gli anni passati in base alla delibera 376/2010, 14 milioni di euro in tutto che, secondo l'interpretazione dell'ASL, ribadita anche dalla Regione Campania, non possono essere distribuiti per scatti di carriera, a differenza di quanto sostenuto dai sindacati che da giorni stanno presidiando la direzione generale dell'azienda in via Nizza a Salerno senza alcuna intenzione di mollare. Noi comunque andremo avanti, anche perché l'avvertenza Salerno ha assunto una caratteristica regionale, perché probabilmente per coprire il comportamento del dottore Squillante la Regione Campania ha prodotto dei comunicati nei quali sostiene che quello detto dal dottore Squillante è parte di una sua nota, per cui Caldoro con grande irresponsabilità trascina la Regione Campania non solo in una paralisi gestionale, una paralisi assunzionale, ma anche una paralisi contrattuale, mentre in tutta Italia si comincia a contrattare alla luce della legge di stabilità che dava la possibilità di recuperare e di cominciare a fare contrattazione decentrata. Caldoro dichiara che nella Regione Campania non si potrà a fare contrattazione decentrata se prima il governo non emanerà linee guida. Un'avvertenza che, come annunciato nel corso di un'assemblea con i lavoratori svoltasi nella sala riunioni della direzione generale, potrebbe estendersi anche alle altre province campane, ad iniziare da quelle di Avellino e Benevento, per poi coinvolgere anche Caserta e Napoli. Quello che riguarda l'ASL riguarda più di 5.500 lavoratori, ma riguarda centinaia di migliaia di lavoratori in tutta la regione. Con la legge di stabilità si è avuto uno sblocco di quelli che sono i livelli di contrattazione aziendale e questa regione oggi scrive che sta aspettando da Roma le indicazioni su come mettere in cantiere un nuovo modello di contrattazione sulla questione dei fondi. È una scelleratezza. Il problema poi per i sindacati sarebbe più complessivo, iniziato ad aspetti economici. Infatti l'avvertenza si è ampliata all'intera organizzazione del lavoro nel comparto sanitario salernitano e campano, senza dimenticare le chiusure degli ospedali di Scafati ed Agropoli e i problemi per l'assistenza ai disabili. Noi dobbiamo dare assistenza e la gente è scoppiata nei reparti, nei pronto soccorso. Andateci con le telecamere, salite, andate nei reparti, andate nei pronto soccorso. La gente è scoppiata, 18, 20 ore, 16 ore di turni, non ce la fa più e ancora non si parla di riorganizzare, chiude e non riapre. Togli al territorio ciò che è dovuto al territorio e manda i poveri sofferenti politici, anche ammanettata ai pronti soccorso. La deve smettere sulla pelle dei cittadini, la deve smettere.